Stele Durruti, Riccardo Gianni, compositore. Noi sappiamo dell'esistenza dei Pooh, con certezza, oppure dei Rolling Stones, ma esiste anche un'altra musica, la musica colta contemporanea, quella dei Cage, Stockhausen, Pierre Boulez, Evangelisti, Sciarrino e così via. Pennisi, allo stato, quella musica così, diciamo, d'avanguardia contemporanea, esiste da qualche parte e cosa ci restituisce? È morta, proprio morta, morta, morta. Quel linguaggio in particolare, di nomi che hai fatto, ahimè, purtroppo c'è poco da fare, sono proprio morti. Se non sono morti, sono moribondi, oppure sono sempre stati morti. Bussotti dimenticavo ancora. Esattamente, tutti morti. Stai dicendo una cosa forte. No, è la realtà. È un giudizio di valore. Più. No, ma nessuno ascolta più questa musica perché non l'ascoltano più neanche loro. C'è un tipo, un inglese, che è ancora in quella linea lì di incomprensibile linguaggio, che addirittura tu pensa che scrive della musica così difficile apposta da essere ineseguibile ed è contento del fatto che i musicisti si mettono alla prova con qualcosa che non riescono a eseguire, cioè la sua musica, e lui è soddisfatto di questo. Lui è una forma di sadismo, di masochismo, di assoluta incapacità, non dico di comunicare, che non vuol dire nulla, ma neanche di esprimersi. Berio dimenticavamo fra questo. Che invece era un grande musicista. Perché Berio sì e quegli altri no? Perché si poneva il problema di esprimersi. Capito. Anche Nono, in certa parte del suo lavoro era così. Oggi quelli che riescono un po' a farsi ascoltare sono un po' cascami di vecchio minimalismo, per esempio, i Glass, Reich, John Adams, tanti altri musicisti, sia oltreoceano che anche in Europa, dove c'è invece una corrente più vicina a una specie di neoclassicismo, cioè vogliono ripercorrere un po'... Orff! Carl Orff. Sì, ma insomma, rifacendosi forse di più anche loro a un certo minimalismo, musicisti come Arvo Pärt, Gurevski, musicisti anche molto saccheggiati dal cinema, pensa, in tanti film sono stati anche usati questi compositori, Peteris Fasch, Ghia Cancelli. Concludendo direi che meglio se si ha quel tipo di intenzione di esprimersi, cioè di non esprimersi, fare come quel gruppo. Non so se te lo ricordi, sul male c'era un gruppo fantastico, il gruppo degli immobilisti molisani, il cui motto era un gruppo antimovimentista, il motto era: perché star fermi quando si può stare perfettamente immobili? Meglio così. Riccardo Gianni, dimenticavo un nome di un altro compositore che era mio concittadino, Federico Incardone. Bravo. Stele Durruti.